E il nostro Buona Pasqua della settimana lo diamo subito a Padre Ernesto della Corte. Bentornato, Padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana, buona domenica. Cominciamo subito e veniamo con te. Ci accompagni per mano nelle pagine della Sacra Scrittura, in questo giorno del Signore. Beh, siamo tornati dal mare di Tiberide domenica scorsa, con la bellissima pagina dell'apostolato sotto la metafora della pesca, una pagina domenica scorsa davvero ricchissima. Eravamo in Galilea domenica scorsa, oggi col capitolo 10, quasi alla fine, ritorniamo a Gerusalemme. E soprattutto ritorniamo in una festa incredibilmente importante, dopo la festa delle capanne, durante la quale Gesù ha fatto dei discorsi meravigliosi, ha promesso l'acqua viva, il segno del cieco nato, e addirittura la famosa simbologia del pastore. Gesù ha dichiarato ai giudei con molta chiarezza che essi non appartengono al suo gregge. Anzi, Gesù definisce che appartengono al suo gregge tutti quelli che ascoltano la sua voce. Quindi l'appartenenza non è più un fatto cromosomico di razza, di scelta religiosa, ma ascoltare la voce, che non vuol dire soltanto udire, quindi l'atto formale, ma avere quella interiore attenzione che è proprio di colui che viene dalla verità. Se è vero che ogni uomo è menzogna, dice il Salmo 18, il Salmo 115, essere dalla verità per San Giovanni significa che dentro il credente ha una mozione interiore dovuta allo Spirito Santo che porta ad ascoltare, a riconoscere la voce del buon pastore. È sempre il discorso sulla parola. Guardate come in Giovanni è molto forte questo rimando continuo alla voce del pastore, alla voce di Gesù, lui che è la parola. E chi appartiene a Gesù è contento di udire questa voce, perché sente che quella parola lo mette in relazione con lui. Gesù fa questo discorso durante la festa della dedicazione, che viene qualche mese dopo la festa delle capanne, siamo in inverno a Gerusalemme. Gesù cerca di vincere le resistenze dei giudei, i quali invece di seguirlo, invece di dargli ascolto, di aprire il cuore, lo circondano. E Gesù vuol far capire che egli è venuto tra i suoi e i suoi non lo ascoltano, non lo accolgono. Evidentemente è un Gesù che non alza la voce, che non spegne il lucignolo fumicante, direbbe il grande profeta Isaia. È sempre mite e umile di cuore, anche quando viene rifiutato. E Gesù offre loro la vita. Io do loro la vita eterna, cioè la vita definitiva. Gesù è datore di vita. Non comunica più la vita, direi, creaturale, ma qui la vita ha la forza di dire quella vita che è la vita stessa di Dio. È la vita stessa di Dio che già qui viene data. Questo è un concetto davvero molto bello. Anche Paolo lo ricorda nel capitolo 8 della lettera ai Romani. È un passaggio che vorrei far capire alle nostre amiche e ai nostri amici. La vita eterna, dataci dallo Spirito Santo e dal Cristo risorto, è una vita in atto già qui. Quella vita definitiva non inizia dopo la morte, ma inizia già qui. Quella vita stessa di Dio ci pervade, ci apre davvero un sentiero luminoso. Ecco perché Gesù dice: nessuno può strapparli dalla mia mano. Quanto è bella questa espressione! Noi siamo nella mano del Cristo risorto. Nessuno, ovviamente, questo nessuno a chi si riferisce? Al lupo che viene nel gregge di Cristo, quindi l'avversario, l'antidio, l'antiparola, e vuole sedurre i discepoli di Gesù. Ma egli attualizza la profezia di Isaia, porta gli agnellini sul petto, conduce pian piano le pecore madri. Ecco, possiamo pensare che la vita definitiva, vita eterna, data dal Cristo, ci viene comunicata gradualmente già a partire da qui. Ecco perché ci ha lasciato la parola, ecco perché ci ha lasciato i segni, i sacramenti, ecco perché ci chiede di percorrere questa via stretta e tribolata, che ha una porta, che è quella della croce, che si apre verso la gloria. Paolo direbbe: abbiamo la beata speranza che si manifesta gradualmente, per cui attraversiamo, oggi dice l'Apocalisse, la grande tribolazione che è la prova della fede. Perché queste pecore, dice Gesù, me le ha date il Padre, che è più grande di tutti. Lui è la fonte, l'origine,
la sorgente della vita. Quindi il figlio non fa altro che ricevere questa vita dal padre e darcela. E quando ci dà questa vita, ognuno di noi viene messo in rapporto con Dio. È quello che si chiama in termine biblico il timore di Dio, che non è paura, ma è comunione intima, è guardarlo nel volto e soprattutto essere guardate da quel volto della parola. Perché io e il Padre, dice Gesù, siamo una cosa sola. Ecco il vertice di questa professione di fede di questa domenica. Se gli ebrei ogni mattina continuano a dire Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Echad, è uno, qui Gesù ripiglia questo concetto. Io e il Padre siamo uno. Una parola interessante. Il Figlio è nell'uno e viene dall'uno, quindi è in unità stretta con il Padre. Lui e il Padre sono uno, una realtà in continua comunione, e quella comunione è proprio lo Spirito Santo. Lo stesso Giovanni nell'Apocalisse, questa cosa bellissima, questa realtà bellissima, l'ultimo libro, ci presenta questa moltitudine immensa. Se diciamo che già qui comincia il cammino verso la vita eterna, l'Apocalisse oggi ci presenta questa moltitudine immensa. Nessuno la può contare. Vengono da ogni nazione, da ogni tribù, da ogni popolo, da ogni lingua, e sono in piedi la posizione del risorto davanti al trono e davanti all'agnello. A volte nelle vesti candide è il colore della resurrezione, e hanno in mano le palme, quelle palme con cui hanno accolto Gesù a Gerusalemme, la palma del martirio, la palma che ci ricorda la festa delle capanne, cioè un Dio che si è preso cura del suo popolo e che lo ha portato soprattutto nella terra promessa. È un Dio dunque che ci elegge, ci sceglie, ci ha chiamati. Il Signore veramente ci ha scelti, il Signore si è legato a noi. Ma il grande Giovanni ci assicura che questi eletti hanno attraversato la grande tribolazione, quella prova della fede che è la prova per tutti quanti noi. È la vita in cui dobbiamo sperimentare dentro di noi, direbbe Paolo, il pensiero della carne, l'egoismo, e il pensiero dello spirito, l'amore. E ognuno di noi, gradualmente, aiutato dallo spirito, deve davvero prendere coscienza che solo la grazia ci rende davvero, come dire, graditi al Signore. In questo modo ogni battezzato attraversa la sua tribolazione e può dare la sua testimonianza. Noi siamo destinati a stare davanti al trono di Dio, a prestargli servizio giorno e notte, a essere in comunione con Lui. Che bella questa espressione, giorno e notte, che indica che cosa nell'eternità? Indica ormai questo tripudio di eterno amore e di comunione, e non avremo fame, non avremo sete, non saremo colpiti dall'arsura. Perché? Perché c'è una realtà nella vita definitiva, quando lo potremo contemplare. L'agnello che è in mezzo al trono è il pastore, ritorna l'immagine del pastore. Quindi questa domenica è proprio una domenica che accentua il pastore, quel pastore che ci guida. Che bella questa espressione, alle fonti delle acque della vita. Che vuole dire qui? Ci porta a vivere quei fiumi di acqua viva che Gesù ha promesso nella festa delle capanne, cioè noi siamo chiamati a bere le delizie dello Spirito Santo. Come dice il Salmo 35, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu, Signore, li disseti delle tue delizie. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce noi vediamo la luce. Uno dei salmi più belli del Salterio. E in quel giorno la promessa, Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Che vuol dire tergere ogni lacrima, asciugare ogni lacrima? Non è solo il gesto che possiamo pensare noi, ma Dio ci rende capaci di contemplare quel Dio che ha preparato per noi una dimora eterna. Paolo direbbe in Prima Corinti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrare in cuore di uomo, questo ha preparato Dio per quelli che lo amano. E allora, se già adesso qui noi possiamo contemplare le primizie della vita definitiva, che chiamiamo vita eterna, dobbiamo davvero immaginare che cosa sarà quando Dio ci aprirà gli occhi, ce li asciuga e ci mette in quella comunione eterna, dove davvero nulla potrà toccare i suoi eletti e potremo godere davvero di questa comunione
insieme ai nostri fratelli. Padre Ernesto, grazie. Sono tempi difficili per la Chiesa, siamo sempre messi a dura prova, insomma, un po' di sfiducia c'è in tutti noi quando sentiamo alcune storie, però questa parola è consolatrice. Ecco perché il Papa ogni giorno, io ringrazio Dio per Papa Francesco, perché ogni giorno dice a noi pastori quanto sia importante predicare la parola. Domenica scorsa ho assistito a un'omelia in un grande santuario dove non si spiegava la parola di Dio. Ecco, uno dei mali, direi, di noi pastori, di tutti quanti noi pastori, è che rendiamo muta la parola. Noi dobbiamo lasciarci attraversare da questa parola, perché questa parola... Ecco il messaggio di oggi anche di Paolo negli Atti, è una parola che converte, che piega il nostro orgoglio e ci guarisce. Questa parola è farmaco di immortalità. E noi l'apprezziamo sempre di più grazie al tuo intervento in conversazioni bibliche. Grazie di cuore, Padre Ernesto. Grazie a voi e buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom.